Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questa prima puntata della serie Old Italy, una serie di cui sinceramente parlo praticamente da un anno e mezzo, da quando praticamente ho iniziato a fare video. Ho sempre desiderato fare una serie su una mappa che fosse italiana o che perlomeno ricordasse diciamo, le nostre zone italiane, e finalmente è uscita una mappa. Volevo fare questa serie sulla De Terra Italica, ma la De Terra Italica non esce per il momento, sembra che esca verso fine anno, quindi per ora se vogliamo partire dobbiamo utilizzare una mappa diversa. Ci sono più canali che hanno preso questa mappa sotto la propria ala, perché effettivamente come uscita ha spiazzato un po' tutti per le sue somiglianze appunto con l'Italia, e ha invitato tutti a iniziare una carriera su questa mappa qui. Quindi ci saranno probabilmente più canali che presenteranno questa mappa attraverso una serie. Io sono uno di quei canali e penso che attualmente i due canali più grandi, i due canali più seguiti, siano quello mio e quello di Agromoderni per quanto riguarda, diciamo, questa mappa. Poi se qualcun altro dovesse saltare fuori, tipo, che so, Zorufarm 92 o Terry o qualcun altro dovesse mettersi in buona voglia a fare una serie su questa mappa qua, automaticamente la mia posizione andrebbe a scendere al terzo, quarto, quinto posto, eccetera, perché ovviamente ci sono canali molto più seguiti del mio. Perché ho fatto riferimento ad altri canali? Molto semplicemente perché c'è un canale in particolare che sta iniziando una serie su questa mappa, o perlomeno era convinto di partire, non so se è già partito oppure no, ma comunque se l'intenzione era quella. Stiamo parlando di Agromoderni. Perché tiro in ballo Agromoderni? Molto semplicemente perché non per una questione d'obbligo, perché anche altri canali hanno appunto preso di mira questa mappa e non ho assolutamente niente da dire, ognuno è libero di fare come meglio crede, perché non ci sono, diciamo, diritti d'autore su una mappa, nel senso che io non mi posso accalappiare il diritto di fare una serie su questa mappa e automaticamente impedire a tutti gli altri di fare una serie a loro volta su questa mappa. Non esistono diritti né sulle mappe né sulle mod, quindi ognuno è libero di fare come gli pare. L'unica cosa, quindi non per una questione d'obbligo, ma per una questione di rispetto, nei confronti di Agromoderni, cercheremo, visto che stiamo utilizzando la stessa mappa, di differenziare perlomeno l'utilizzo dei marchi sui veicoli. Fatta eccezione per i trattori Fiat, perché la serie è serie Old Italy e quindi non ha senso parlare di Italia se non ci sono dei Fiat in mezzo. Per quanto riguarda tutti i restanti brand, cercherò di utilizzare marchi che non siano italiani e che non siano anche perlomeno europei, sempre mod permettendo, perché ragazzi di mod non è che ne esistono purtroppo a milioni, e quindi dobbiamo un po' utilizzare quello che c'è. Però cerchiamo di differenziarci il più possibile in modo da offrire contenuti diversi, quindi non faremo la differenza solo ed esclusivamente tramite lo stile di gioco, ma anche tramite i veicoli e il proprio stile in generale su come si giocano le partite. Facciamo una rapida carrellata, anche perché se no non mi ricordo tutti i nomi, anzi andiamo qua in garage che facciamo prima. Non mi ricordo tutti i nomi, diciamo, di vari attrezzi, perché sono tutti o quasi, insomma, molti sono provenienti dai paesi dell'est. Per quanto riguarda la seminatrice, ho scelto la Amazon di uno, che sarebbe quella della DLC Classic di Farming, che presento sul sito ufficiale. Come trattore, uno dei due trattori scelti è il Fiat 450, che ha 50 cavalli, eccolo qua. Come trebbia ho scelto la Fortescript, o credo che si pronunci così, comunque anche questo non è sicuramente un marchio italiano, quindi marchi come, non so, Moro, Gaspardo, eccetera, non saranno presenti nella mia serie, appunto per lasciare spazio ad Agromoderni nell'utilizzo di questi marchi.
sempre ovviamente moto permettendo, anche lui cercherà di adattarsi il più possibile a quello che trova. Ovviamente la sua barra da 4,2 metri, spandifertilizzante sempre DLC Classic di Farming. Questo aratro qua non sono sicuro, ma mi sembra che questo Lenkem qui sia sempre del DLC Classic, ma non vorrei dire una stupidaggine. Come carro ho scelto questo Lizard, probabilmente è una reskin di qualche altro carro, però perché l'ho trovato in due versioni, questo che tiene 4.500 litri, poi ce n'è uno da 5.850. Quindi vuol dire che comunque l'hanno preso come modello da qualche altra parte, hanno fatto una reskin, comunque poi ve lo faccio vedere meglio da vicino. Questa irroratrice, questa Opry Screen Vax, che sembra anche una parolaccia quasi a dirlo, l'ho preso più che altro perché mio padre ce n'aveva una che sembra quasi uguale identica, quindi mi è piaciuta l'idea. Raccogli autocaricante dalla Kron, che non ho testato, speriamo che funzioni. Holt Sava 28 per quanto riguarda l'erpice a dischi, e il secondo trattore preso è uno Zetor 55-45 da 60 cavalli. E ok, questo è il nostro parco macchine che utilizzeremo per iniziare. Questo è il nostro Zetor che vi ho appena mostrato, questo è il nostro carro Lizard che vi dicevo prima, che è anche molto bello da vedere, il nostro bel Fiat 450. La Trebbia con la rispettiva barra che si rivela anche una gran mod fatta veramente bene con col mondo style. Ho scoperto un mondo completamente nuovo sulle mod che non conoscevo. Poi andando avanti, come vi dicevo prima, seminatrice Amazon, questa è l'irroratrice che è quasi uguale a quella che aveva mio padre, anche se ha un difettino sulla PTO che non è animata, quindi anche quando lo si va ad agganciare praticamente lui resta. La PTO resta lì in sospeso per aria, quindi piccolo difettino, però sui mezzi old ci dobbiamo aggiustare un po'. Questo mi sembrava buono per partire perché non è eccessivamente grande, non pesa troppo e quindi i trattori non impennano. Nostro bel erpice a dischi, spandi fertilizzante e aratro. E qui abbiamo il nostro parco macchine completo. Allora, la carriera si giocherà con la Soil Mod perché questa è la versione 1.2 della mappa. Versione che ha dimezzato il carico grafico per quanto riguarda la pesantezza grafica appunto della mappa, anche se si vede anche dal file perché la prima versione era 300 MB, questa è 166, quindi è diminuito tantissimo, diciamo, il peso della mappa e lo si vede anche da queste texture che sono un po' così, sono specialmente qua, adesso vi faccio vedere, diamo un'acceleratina. Urca, tutta collisionata, comunque la mappa lo stesso. Se noi guardiamo bene questo muro qua, se ci avviciniamo, guardate che brutto che è. Nella versione V1 questa piccola cascina, diciamo, aveva delle texture fenomenali, invece adesso le hanno tolte, hanno messo delle texture di qualità inferiore, infatti si vede. Lo stabile ha preso tutto un altro effetto, secondo me molto meno bello da vedere, però hanno fatto questa scelta, insomma, se volevo con la mappa Soil dovevo per forza utilizzare questa versione. Hanno diminuito di tanto il fango, infatti qui non ce n'è quasi più, però comunque sia un po' lo si sente lo stesso. Ok, allora la prima cosa da fare che volevo fare con voi è iniziare a sperimentare la Soil Mod, ringraziando Alessandro, ringraziando Luigi e ringraziando anche una persona che non ricordo il nome, che ha postato sul forum di Farming Italia una guida per la Soil Mod, quindi ringraziando, diciamo, queste tre persone, più ringraziando me stesso che nel 2013 ho imparato a usarla da solo, quindi diciamo non sono proprio nuovo, andremo a utilizzare la Soil Mod. Non essendo una mod così semplice da gestire, la Soil Mod, ma neanche particolarmente difficile, dobbiamo comunque fare qualche prova. Allora, visto che il campo 1 è di nostra proprietà, facciamo che fare una piccola prova subito, così vi faccio vedere inizialmente i primi, diciamo, i primi accorgimenti da prendere su un campo, le prime cose.
Dopo sicuramente voi siete magari anche più pratici di me, perché magari l'avete già utilizzata. Allora, abbiamo già steso il nostro galletto. Ho aggiunto anche qualche script per rendere un po' più, come dire, reale la carriera. Quindi abbiamo scelto la manual ignition al posto della drive control, perché c'è stato tutta una, sono state diverse prove che ho fatto, mi sono incasinato più volte. Praticamente volevo, come vedete, ho messo anche la manual attacking. Volevo utilizzare la mod delle marce, la gearbox, la cosiddetta gearbox, che forse si dice gearbox. Eccolo qua, la PTO, vedete che resta lì, e anche se premo il tasto Z, perché ho inserito un altro script che fa collegare con qualsiasi attrezzo la PTO manualmente, anche se premo, diciamo, il tasto Z per attaccare la PTO, non succede una beata fava, e quindi quello lì resta lì. Pazienza, è una cosa un po' bruttina da vedere, ma penso che potremmo anche farcela sopravvivere. Poi col tempo, quando avremo mezzi un po' più grossi, cambieremo anche il rollatrice, quindi ne prenderemo uno che magari non ha quel problema lì. Allora, la prima cosa che volevo fare è praticamente iniziare a dare un po' di calcio al campo 1, che è quello che abbiamo qui alle nostre spalle adesso, perché ha il pH un po' basso, e volevo dare appunto una botta di calcio e passare l'erbice per vedere di quanti punti ci alza, di quanti punti, diciamo, ci alza il valore pH, che attualmente, allora inizio a selezionarmi calcio, perfetto. E così iniziamo anche a dare un pochettino di calcio. Il trattore ce la fa a malapena, vedete che tende a impennarsi un pochettino, quindi noi dovremo andare con calma, specialmente con la botticella piena. Teoricamente, adesso magari vi faccio anche aprire, vi apro anche il piccolo HUD, dove ci dà i dati guardate come impenna il nostro povero Fiat, dove ci dà i dati della nostra soil mod, così vediamo anche un attimo come siamo messi. Allora, togliamo il menu F1, scendiamo un attimo, se no il trattore mi va a spasso. Dicevo prima, la drive control mi andava in conflitto con la mod delle marce, e quindi ho utilizzato la manual ignition perché andava in conflitto. Poi ho visto che comunque sia non funzionava bene con questi trattori qua, perché si vede che con la storia dei mezzi vecchi, che magari non sono convertiti perfettamente o chissà che cos'hanno, non mi funzionava più la retro su nessun trattore, neanche sui veicoli originali. C'era qualche conflitto strano, quindi alla fine ho scelto la manual ignition per l'accensione manuale dei mezzi e non la drive control, anche se sarebbe stata più comoda, perché forse è anche una scelta sbagliata. Datemi la vostra opinione. Praticamente, dovendo fare 10.000 trattamenti sui campi, guardate qua che c'è già un pochettino d'erba che sta salendo, perché la soil mod va a simulare anche la crescita dell'erba dei campi, che va a diminuire la resa del raccolto. Mi sono perso un attimo col discorso, anzi, ora della fine ho scelto appunto di togliere la mod delle marce, perché appunto andava in conflitto in maniera troppo pesante e non si riusciva più a giocare. Poi, se volete la drive control al posto della manual ignition per simulare anche il calpestamento, possiamo mettere anche quella. Inizialmente volevo partire un attimo più in semplicità, dopo datemi anche voi la vostra opinione. Allora, con la pressione del tasto Alt sinistro e la I, premendo circa 2 secondi, la piccola finestrella che riporta i nostri dati compare e scompare. Mentre con una pressione veloce dei tasti, quindi facciamo Alt e diamo un colpettino sulla lettera I, vediamo che si accendono dei pallini, tra virgolette, compaiono dei pallini sul campo. I pallini che compaiono sono praticamente la zona dove la mod sta misurando il valore del terreno, perché non è detto che in tutto il campo ci sia esattamente lo stesso valore pH, stesso valore umidità, nutrienti N, nutrienti PK.
potrebbe essere che da una parte all'altra del campo ci siano valori differenti. In questo caso qui il campo sembra uniforme perché il valore non cambia. In questo momento stiamo guardando il valore pH del terreno, ma se noi continuiamo a fare pressione con alto sinistro e il tasto I, vediamo che cambia il colore dei puntini. Infatti adesso non so se riuscite a vederlo, ma nella finestrella, nel riquadro che ci dà i dati della Soil Mod, in grossetto c'è umidità terreno, e con questo colore, diciamo, possiamo vedere l'umidità del terreno. Ovviamente sono valori sempre presenti nella finestrella mentre ci spostiamo, anche se non apriamo, diciamo, questo tipo di controllo, diciamo, è solo un aiuto grafico per noi. Un aiuto grafico perché l'intensità del colore dei puntini, almeno nel 2013 era così, varierà a seconda del valore presente nel terreno. Quindi se per dire qui in centro c'è poca umidità e in fondo al nostro riquadro c'è un'umidità più elevata, il colore blu o violetto che sia sarà più intenso lì davanti perché c'è appunto questa umidità più presente in maggior quantità. In questo caso abbiamo il terreno completamente uguale da tutte le parti. Continuando con la pressione dei tasti possiamo ovviamente andare a visualizzare anche i restanti dati. Allora, adesso abbiamo, scusate, l'ho chiuso, abbiamo un pH del terreno di 5.4, quindi teoricamente facendo una passata di calce e andando a lavorare la calce, quindi passando l'erpice, a mezzanotte si dovrebbe aggiornare la mod, aggiornare tutta la mappa, e quindi qui una volta dato calce e passato l'erpice, quindi una volta che abbiamo lavorato la calce, dovremmo avere un incremento di 2 punti sul pH, quindi vuol dire arrivare a 7,4 valore pH, che sarebbe un po' esagerato, ma se lo lasciamo lì in qualche giorno poi diminuirà da solo perché il valore ideale è 6,8. Ma così almeno facciamo una prova, vediamo effettivamente la calce lavorata quanto, diciamo, va ad influire sui valori terreno. Allora iniziamo a dare un po' di calce, così magari svuotiamo un po' anche la nostra botticella, il nostro Fiat la smette di impennare con un impatto. Ok, facciamo le nostre manovrine. Il fatto di non avere appunto la drive control permette, diciamo, di girarsi un po' più agevolmente sul campo, anche se mi rendo conto che la simulazione se ne va un pochettino a quel paese, però non lo so, ditemi anche voi la vostra opinione, se non vi piace tanto poter, diciamo, passare liberamente dove si vuole sul campo, ma vi piace di più vedere simulato anche il calpestio del terreno, mettiamo la drive contro, così siamo benché a posto. Allora io direi di fare avanti e indietro, dopo mi devo ricordare anche di andare a prendere quell'angolino lì che è rimasto fuori. Ho inserito delle mod anche ultimamente, devo aver inserito qualcos'altro che va a dar fastidio perché vedo che impenna molto di più rispetto, diciamo, alle prove che ho fatto. Quindi non vorrei. Ho inserito anche la mod che rende più realistico il peso, e ho inserito la mod che dovrebbe, anzi in qualche rimorchio va, in qualche rimorchio no, comunque dovremmo sentire anche il sound dei rimorchi. Ho inserito un po' di cose per rendere più reale la serie. Avendo inserito anche la mod che rende più reale il peso, urca, ho preso l'unico palo non con la collisio che c'è. Ok. Avendo appunto inserito la mod del peso realistico mi va a dare qualche problemino, ma d'altronde è giusto anche così. Adesso noi stiamo passando in mezzo a tutte le collision come se niente fosse, non è bello da vedere però. Non lo so, dovrei forse fare un po' più bravo, dai, è vero, dovrei fare un po' più bravo.
Allora ragazzi, io finisco di passarmi la calce sul terreno e ci vediamo a fine erpicatura, poi vediamo un attimo che cosa riusciamo a fare. Allora, siamo andati un po' avanti, è un bel po' che sto erpicando, pensavo che fosse un lavoretto un po' più veloce da fare, invece l'erpicatura richiede il suo tempo. È un po' complicato erpicare sul terreno già erpicato, ma se vogliamo fare in modo che il terreno assorba la calce, bisogna ararlo o erpicarlo come nella realtà, quindi bisogna fare, diciamo, delle lavorazioni per forza di cose. Dicevo prima di interrompere il video, diciamo, prima di fare lo stop, nella presentazione della serie, che era un po' che volevo fare una serie su una mappa che assomigliasse perlomeno all'Italia, ma era anche veramente tanto tempo che desideravo fare una serie su una mappa che fosse una soil map. Purtroppo la soil map è stata, diciamo, sistemata più o meno verso marzo-aprile di quest'anno, e non essendo più stato dietro a queste cose mi sono un po' perso, l'ho lasciata andare, non l'ho più seguita, e se l'avessi, diciamo, saputo prima, se mi fosse interessato prima, avrei iniziato già da un bel pezzo con una serie come questa. Sicuramente non in questa mappa perché è uscita circa 3 settimane fa, ma di mappe soil ce ne sono veramente tante. Avrei sicuramente scelto una mappa sempre che supporti appunto la soil map. Abbiamo quasi finito anche di passare l'erpice, una volta che abbiamo finito di erpicare non ci resta che far passare la notte, e così a mattina dovremo avere l'aggiornamento, diciamo, del terreno. Praticamente la soil mod ogni volta che si arriva a mezzanotte fa un aggiornamento, quindi fa tutti i suoi calcoli, vede che cosa abbiamo fatto, quali lavorazioni abbiamo fatto, fa l'aggiornamento appunto del terreno e ci darà i valori aggiornati in base alle lavorazioni che abbiamo fatto. In questo caso abbiamo passato calce, quindi dovremo avere un incremento del pH, quindi del grado di acidità del terreno. Essendo questa una mappa che tenderà a simulare quel che è la nostra storia d'Italia, non ci limiteremo solo a coltivare tuberi e cereali, ma ci dedicheremo anche ai vigneti, e oltre che ai vigneti faremo magari anche un po' di apicoltura, che è poco diffusa in Italia, ma è una cosa che si fa anche quella, quindi visto che ci sono anche qui nella mia zona dei produttori locali di miele, andremo un po' a simulare quel che sono, diciamo, i piccoli contadini, i piccoli agricoltori della zona. Faremo anche ortaggi in serra perché oltre ai frutteti, dove io stesso lavoravo da ragazzino, andavo a prendermi la mia mancia d'estate, oltre ai frutteti che noi faremo, perché ho inserito anche qui il fruit package designer, faremo anche ortaggi in serra, che anche nelle serre ho avuto un pochettino a che fare. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, stacchiamo il nostro attrezzo, mettiamo giù il nostro trattore e direi che possiamo iniziare anche a trebbiare un campo. Adesso diamo un attimo un occhio su quale campo possiamo trebbiare, dovremmo averne due pronti per la trebbiatura. Mettiamo giù il nostro Zetor, che ha già fatto un bel po' di lavoro, e ci riprendiamo in mano il nostro Fiat. Quindi spegniamo lo Zetor.